Yves Saint Laurent diceva che le mode decadono, ma lo stile è eterno. Ciao a tutti, sono Eli e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio darvi 10 trucchetti per individuare il vostro stile e poterlo indossare tutti i giorni. Senza dubbio, il primo accorgimento per individuare il tuo stile è individuare cosa ti valorizza e cosa ti valorizza meno, quindi capire la forma del tuo corpo. Ecco qui le forme del corpo più diffuse, sicuramente potrai individuare la tua guardando queste oppure semplicemente guardandoti qualche minuto allo specchio. Il secondo passo è individuare quali tipi di outfit servono per il tuo guardaroba, il che significa individuare che cosa tu fai nella giornata. Ovviamente il look da lavoro dovrà essere diverso del look da cena fuori o aperitivo con le amiche, il che significa che dovrai individuare i veri e propri passi che tu svolgi durante la giornata per individuare i diversi look. Quindi crea una vera e propria tabella in cui scrivi lavoro, tempo libero, shopping, cena fuori, serata in discoteca, eccetera. Così potrai individuare tutte le occasioni d'uso che ti servono per il tuo nuovo look. Il terzo punto, senza dubbio, è individuare i colori che ti piacciono. Se semplicemente vuoi andare in intuizione e capire quali colori ti valorizzano di più, puoi semplicemente annotarteli. Oppure, se invece sei una fan dell'armocromia, non perderti gli altri video che sono presenti su questo canale che ti aiuteranno a individuare la tua stagione e quindi capire quali colori possono valorizzarti al meglio. Fatto ciò, che cosa ti consiglio di fare? Ti consiglio di andare su Pinterest. Su Pinterest ci sono un sacco di appassionati di moda e fashion che pubblicano un sacco di contenuti appunto relativi a questo tema e quindi andare, perché no, a cercare tutta una serie di look che trovi che ti rappresentano o pensi potrebbero starti bene appunto basandoti sulle occasioni d'uso, i colori e la forma del corpo che hai precedentemente individuato e creare una vera e propria cartella sul tuo cellulare con appunto tutti questi look da cui poi potrai prendere ispirazione. Anch'io adoro Pinterest, infatti vi apro la mia bacheca. Come potete vedere, è pieno di ragazze con foto dei loro outfit e dei loro look. E quello che faccio anch'io è semplicemente andare a salvare quelli che mi piacciono perché poi andrò a prendere ispirazione, magari prendendo capi che ho già nel mio armadio o andrò ad acquistare appunto dei capi che mi sembra che mi possano stare bene e si sposino bene appunto con il mio stile. Il quinto passo è a questo punto aprire la tua galleria in cui hai salvato tutti i look che ti interessavano e ti piacevano e andare a confrontare questi look con il tuo guardaroba. Lo so, è un tema molto difficile l'argomento guardaroba perché tutte noi ragazze abbiamo il guardaroba pieno, ma in realtà poi mettiamo circa un terzo dei vestiti che sono presenti all'interno. E questo, ragazze, sarà il passo più difficile del trovare il nostro stile, cioè buttare tutta quella serie di capi che è una vita che non indossiamo e che soprattutto non si sposano bene con i look che abbiamo individuato precedentemente. Questo è necessario farlo perché se non fate un decluttering del vostro armadio non potrete andare a comprare i nuovi capi, i nuovi pezzi per il vostro appunto nuovo look e nuovo stile. Quindi il primo passo è sicuramente buttare i capi che non indossate più. Il secondo passo è appunto verificare quali capi mancanti non ci sono nel vostro armadio rispetto ai look che avete individuato su Pinterest. Se non ci sono, appunto, non potrete fare altro che andarli a comprare. Il passo numero 6 è, una volta individuati appunto i capi da acquistare, ovviamente andare a acquistarli e creare nel nostro armadio delle vere e proprie sezioni per le occasioni d'uso che abbiamo già individuato in precedenza. Quindi, se avete più armadi, siete molto fortunate come me. Suddividete magari i capi più eleganti da sera in un armadio e i capi invece da giorno, da lavoro in un altro. Se invece non avete la possibilità di avere più armadi, semplicemente suddividete il vostro guardaroba in sezioni per fare in modo che nel momento in cui dovrete andare a scegliere il vostro look, i capi da abbinare insieme siano già vicini e quindi molto molto facili sia da individuare che appunto poi da indossare. Il passo numero 7 è individuare un'icona di stile da cui farci ispirare. Ovviamente i look di Pinterest sono già la base, ma se volete essere livello pro, sicuramente se individuate una star che si sposa bene con la vostra idea di stile o comunque con il vostro gusto e sarebbe top anche con la vostra body shape e i vostri colori, sarebbe super super utile per andare un po' a scopiazzare i suoi look e quindi perché no, magari ricrearli un po' più casual, ma comunque da appunto farsi ispirare. Io vi dico che lo faccio molto spesso, infatti seguo veramente molte celebrity e icone del fashion solamente per rubare le loro idee look. Numero 8. Trova un tratto che ti contraddistingua. Le più grandi icone, anche brand della moda, vi faccio un esempio, Chanel. Quando voi pensate a Chanel, cosa pensate? A me viene in mente il tailleur e la collana di perle. Ora, quello che dovete fare se volete avere uno stile unico e diverso
è individuare un pezzo o un qualche tratto che vi contraddistingua. Non dovete pensare a chissà quale cosa improbabile, adesso indosserò tutti i giorni la bandana. No, ragazze, non sto parlando di questo. Io sto parlando di qualcosa anche molto più semplice e intuitivo. Vi faccio un esempio. Vi siete una ragazza e vi piace un sacco lo stile minimal chic. Quale può essere un tratto distintivo del vostro look? Indossare per esempio gli occhiali da vamp. Perché no? Potrebbe essere qualcosa che si sposa bene con il vostro stile e sia un tratto che può contraddistinguere quasi tutti i vostri look, ma comunque vi crea qualcosa di particolare e diciamo insolito. 9. Fai una lista di quello che non indosseresti mai. Questo ti aiuterà non solo nell'acquisto dei nuovi capi, ma soprattutto di quando andrai a buttare i capi vecchi del tuo armadio. È molto molto importante per non andare ad acquistare dei capi assolutamente inutili che magari, presa dal momento, ti viene voglia di acquistare, ma poi diresti no, addosso a me sarebbe terribile, anche se è bellissimo, ma non lo indosserei mai, mi starebbe malissimo. Quindi molto molto importante creare una lista di questa tipologia di capi. Numero 10, e questo ragazzi è il consiglio più importante che mi sento di darvi. La moda ci dà tutte le stagioni dei nuovi trend che sembra che tutte le ragazze vogliano seguire. Spezziamo la lancia. La moda deve valorizzarci, non deve essere qualcosa che ci limita. Quindi non dobbiamo indossare quello che attualmente va di moda, è un trend di tendenza. Dobbiamo indossare qualcosa che ci fa stare bene con noi stesse, ci fa sentire belle e ci valorizza. Quindi se quest'anno va di moda la vita bassa, ma noi siamo fatte a pera e odiamo la vita bassa, ed eccomi qui, io detesto la vita bassa, indosserò la vita alta e me ne fregherò altamente di tutti i trend che diranno indossa la vita bassa. Ragazzi, è molto importante che tutte noi ci sentiamo bene con noi stesse, la moda è qualcosa che ci può ispirare, non ci deve limitare, e questo è il consiglio più importante che mi sento di darvi. Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, se hai qualche domanda lasciamela nei commenti. Un grosso bacio e ci vediamo presto, ciao!